Ciao Luca, intanto so che la tua presenza qui è anche per parlare di un'iniziativa benefica e quindi volevo partire da qui. È chiaro, a me fa sempre piacere partecipare a queste iniziative benefiche, infatti quando mi è stato proposto ho accettato con molto entusiasmo, speriamo di fare un bel ricavato per riuscire a donare più soldi possibili. Come sta andando questa tua nuova vita dopo aver segnato tanti gol, aver giocato tante partite? Una nuova sfida, è bello, mi piace, parlo spesso col direttore, parlo col mister, parlo col presidente, sto cercando di imparare, è un mondo tutto nuovo, però sto cercando di dare alcuni consigli su come la penso anch'io magari il mondo del calcio, per cercare magari di migliorare qualcosina, per cercare di far meglio. Che Verona sta nascendo? Secondo me sta venendo fuori una bella squadra, l'importante è tenere una bella ossatura importante, perché quindi vuol dire che comunque non smantelli la squadra ma comunque fai cose, fai un bel gruppo e un bel blocco, poi chiaro dipenderà molto anche dalle offerte che verranno, però penso che sia importante tenere un bel gruppo sano, perché penso che l'abbia un campionato molto lungo e difficile, quindi la cosa principale è avere un gruppo sano. Un gruppo che sarà guidato, a quanto sappiamo, anche dal pazzo che ha deciso di sposare il nuovo progetto, diciamo così, e di restare. Ma non lo so io se è ufficiale o non ufficiale, non lo so, però io sono dell'idea che se il pazzo è al 100% fa la differenza in Serie A, quindi in B può essere veramente un valore aggiunto, penso che non ci sia un attaccante come lui in Serie B. L'importante è cercare di metterlo in condizioni di fare gol, perché i gol lui li sa fare, e soprattutto nella speranza che stia bene fisicamente, che penso che sia importante. Sabato Italia-Germania, dove guarderai la partita intanto? Ma sicuramente la guarderò con la mia famiglia e con i miei amici, sarà una gran partita, perché Italia-Germania è sempre una gran partita, poi se è un quarto di un europeo è ancora più bella, e più che altro sarà un bel test per l'Italia, perché se l'Italia dovesse passare penso che diventerà la candidata a vincere l'europeo. Che sensazioni hai vedendo, insomma, tu che hai vinto un campionato del mondo, vedendo gli azzurri giocare, c'è anche un po' di nostalgia, non so, malinconia? No, assolutamente no, è stato il mio passato, un passato bellissimo, so magari cosa provano loro il momento dell'inno, perché penso che è il momento anche più emozionante, perché è il momento che ti carichi e non ti puoi ancora sfogare, perché inizi a sfogarti quando parte la partita, però vedo un gruppo di ragazzi che danno il massimo, guidati da un allenatore che li fa giocare al massimo, però adesso iniziano a diventare le partite toste, e da lì che si vede anche un po' la differenza di squadra.